si è svolta davanti al San Stefano a Lanciano la manifestazione di protesta dei dipendenti della sanità privata, promosso dalla CISL Funzione Pubblica, Gaspare Spoltore della Segreteria Regionale e la RSA Concetta Lombardi hanno spiegato le motivazioni, il mancato rinnovo del contratto da 14 anni, l'aumento salariale e un accordo sugli arretrati. Negli ultimi 3 anni ci sono state delle trattative, si è arrivate a una preintesa, AIS e AIOP si sono defilati e non hanno siglato questo contratto. Cosa prevede questo rinnovo? Che cosa chiedete nel rinnovo del contratto? Il nuovo contratto prevede un aumento della parte salariale e anche della parte normativa. Nello stesso tempo vengono riconosciute ai professionisti sanitari aderenti alla sanità privata e tutti quei diritti che oggi hanno i lavoratori della sanità pubblica. Tra le varie rivendicazioni che portate avanti c'è anche l'aggiornamento professionale che per voi è obbligatorio, come stanno le cose? Allora, l'aggiornamento da noi è obbligatorio, comunque tutti i dipendenti della sanità, che dobbiamo garantire nei 3 anni 150 crediti. Noi della sanità privata siamo costretti a farlo di nostra tasca, con i nostri soldi, e addirittura usufruire delle ferie, visto e considerato che l'azienda ogni anno ci garantisce solo 4 ore di aggiornamento. Quindi oltre a un danno economico, anche un danno a livello di ferie, e togliamo anche tempo comunque alle nostre famiglie, mentre nel pubblico questo è garantito. Quindi anche questa è un'altra cosa che comunque sul contratto, sulla bozza di contratto che è stato prefirmato precedentemente, era contemplato anche questo e anche altri permessi per assistere un parente o qualche altra situazione, insomma.